Il progetto itinerante nazionale di prevenzione cardiovascolare ha parcheggiato il proprio track del cuore in Piazza Martiri a Teramo, dove sosterrà per 3 giorni e dove si prevedono visite ed esami cardiologici gratuiti a più di 300 cittadini. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Nazionale Medici Cardiologici Ospedalieri con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e di Federsanità ANCI. Dottoressa, questa iniziativa nazionale oggi si ferma a Teramo. Ma Teramo come va col cuore? Cerchiamo di fare il massimo. Almeno devo dire che comunque la nostra popolazione è abbastanza attenta, ci segue, ha risposto sempre molto bene alle iniziative, perché questa comunque non è l'unica iniziativa che noi abbiamo fatto per la prevenzione cardiovascolare, ma anche per la corretta terapia e il corretto follow-up controllo cardiologico nei pazienti che hanno già dei problemi. Già negli anni precedenti, comunque, la nostra unità operativa, anche in collaborazione con l'ANCO, ha effettuato sempre delle giornate di prevenzione, come appunto quelle che sono state sempre fatte annualmente. All'interno del track del cuore, oltre allo spazio dedicato agli esami clinici, è stata allestita un'area dove svolgere eventi divulgativi sulla prevenzione cardiovascolare e tavole rotonde scientifiche con i medici locali sulla lotta all'ictus cardioembolico e all'arresto cardiaco improvviso. Parliamo di prevenzione. Cosa si deve fare per prevenire una malattia cardiovascolare? Per prevenire la malattia cardiovascolare innanzitutto è molto importante la storia familiare, perché se già in famiglia sono persone che hanno già avuto un infarto o sono comunque familiari affetti da ipertensione arteriosa, diabete mellito, comunque è consigliabile fare uno screening di glicemia, almeno un elettrocardiogramma, una visita cardiologica, se ci sono precedenti in famiglia. Grazie al progetto Banca del Cuore, a tutti verrà consegnata una Bancomart personale, una card unica al mondo che permette l'accesso 24 ore su 24 al proprio elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie praticate e agli esami eseguiti. Tutti i dati saranno custoditi in una cassaforte virtuale che consente, attraverso una password segreta, conosciuta solo dall'utente, di connettersi dall'Italia e dall'estero alla Banca del Cuore per vedere o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera.